momento nella vita in cui sei obbligato a fermarti e a riflettere su tutto quello che è successo fino ad allora. Pensare a quello che hai fatto, di giusto o di sbagliato, sempre che esistano un giusto ed uno sbagliato. Prima studi per anni, poi la ricerca disperata di un lavoro, poi la famiglia. Non ti fermi mai e non sai mai bene chi sei. Poi ad un tratto accade qualcosa, cambia tutto e sei costretto a fermarti. Quel momento è arrivato anche per me. Comanda la vita una merda e alla fine fate quello che cazzo vi pare. Da un lato c'è lo Stato e dall'altro ci sta la camorra. Se dai fastidio allo Stato la camorra ti aiuta, se dai fastidio alla camorra lo Stato ti protegge, ma se dai fastidio a tutti e due sei fottuto. Se un ragazzo si fa una canna, allo Stato non gliene fotte un cazzo e gli permette di farlo in estrema facilità. Scende di casa, va dallo spacciatore alla base, tutti sanno dove, anche gli sbirri lo sanno. Maria! E dice la parola chiave. Ma io, Gabi? Riesce Evera. Ma devi dirlo bene, Evera. Se no non gliela danno. Prende la sua bella bustina di merda chimica e se ne va in piazza a fumare il bel cannone sotto gli occhi di tutti. Sì, ho parlato di chimica. Merda chimica che usano per allungare la marijuana. Perché è così che guadagnano di più e creano più dipendenza. Brucia un po' il cervello, ma che ci volete fare? Questo passa al convento. Prendere o lasciare? La merda è così tossica che fare un bagno nell'acqua con del petrolio a confronto è come immergersi nell'acqua santa. È roba talmente chimica che ti distrugge il cervello così velocemente che manco te ne rendi conto. Eppure ne vendono a quantità industriale e tutti se la comprano e nessuno dice nulla. Nessuno ferma quella merda. Nessuno. Lo sanno tutti che fa male. Come tutti sanno che fanno male le sigarette, d'ora sono monopolio di Stato. I gas di scarico delle auto e delle industrie, ma le auto sono sempre produzione dello Stato, come le industrie. Vogliamo parlare delle radiazioni del cellulare, della monnezza, della plastica? Comandante, è tutta ipocrisia. A voi, se un ragazzo si brucia il cervello con quella merda, non ve ne fotte un cazzo. Ma dormite con l'anima in pace sapendo che un bravo ragazzo è in galera in mezzo ai peggiori criminali di questa città. Avete fatto bella figura. L'opinione pubblica è contenta, sono tutti contenti. Lo Stato dirotta i suoi controlli sui semplici cittadini e non sulle basi dei malavitosi e loro continueranno a vendere perché in Italia nessuno può coltivare nulla. Questo dice la legge. Sapete a quanto ammonta il quantitativo di erba che avete trovato da me? Il milionesimo di quello che vende una singola base in una qualsiasi città del mondo in un giorno. Praticamente è come arrestare un adruncolo del cazzo in un paese dove c'è un altro milione. Cosa avete risolto? Un cazzo? Qualcosa da dichiarare? Io sono uno su un milione perché ho fatto quello che non dovevo fare. Mettermi contro i buoni e i cattivi. Questo è il problema. Mai contro le fazioni più forti. Se no nessuno ti protegge e sei solo. Alla fine o muori o ti arrestano. Non so quale sia la strada peggiore. Complimenti, comandante. Complimenti, avete fatto un ottimo lavoro.